Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento delle forme del gusto. Oggi una ricetta davvero leggerissima, molto semplice ma davvero gustosa. Facciamo una crema di zucchine con tanto basilico, pistacchi e del buon grana padano riserva. Taglio circa un chilo di zucchine a rondelle anche grandi. Le dispongo in un tegame. Basterà semplicemente dell'acqua e lasciamo cuocere circa 20 minuti. Mentre le zucchine sono in cottura, preparo i fiori ripieni di ricotta. Abbiamo bisogno di una ricottina, un buon grana padano riserva oltre 20 mesi, perfetto per insaporire. Ho aperto i fiori, tolto il pistillo e adesso li riempio e chiudo. Per la cottura un pochino d'acqua, olio. Metto anche del timo. È ora di aggiungere i fiori. Chiudo. Occorrono circa 5-6 minuti. È ora di frullare una bella quantità di basilico, pistacchi, grana padano, olio, frullo e aggiungo le zucchine cotte. E frullo fino ad avere la consistenza di una crema. Bene, ci siamo. Nel piatto dispongo un po' di crema di zucchine e completo con uno o due fiori di zucca ripieni, un filo d'olio e del basilico. Ed ecco il piatto è pronto con i fiori ripieni, crema di zucchine, basilico, pistacchi e grana padano. Oggi abbiamo una ricetta molto semplice, un piatto di verdura che rispetta però una mediterraneità molto importante. La dieta mediterranea consiglia normalmente di utilizzare almeno 3 porzioni di verdura al giorno. Francesca ha utilizzato la zucchina, è molto diuretica, ha un basso valore calorico, è ricca di fibre, può essere utilizzata tranquillamente anche da chi segue delle diete ipocaloriche. Il valore aggiunto in questa ricetta è data dalla farcitura dei formaggi. Grana padano ci dà i lipidi come fonte energetica, le proteine importanti per la muscolatura, vitamine e sali minerali.